stazione esce, don Medleyo, su storime parla mua, carrice non ci fosse parche, e vita, sono gli azzurri con zozzo di sabatini pacchetti, Peretti, Mulini, Pugnic, Mazzola, Capello, Anastasi, Rivera e Pulici. Agli ordini del bulgaro Stanet davanti a 50.000 spettatori. Il rischio d'inizio con Cibers indietro verso la propria mediana. Il colpo di testa di Sabatini, ora la prima azione degli azzurri con Mazzola. Supera la metà campo. Eccolo spostare sulla sinistra alla corrente Benetti, Benetti quasi verso la linea del fallo laterale ad Anastasi. Scambio con Mazzola, ancora tentativo di triangolazione ad Anastasi che cerca di entrare in area, ma c'è l'intervento di McFarlane, poi di Bobby Moore. Gli inglesi in avanti, ma riprende Mazzola. Ancora una volta oltre la linea di metà campo, ancora Mazzola verso Rivera, alla sua sinistra, Rivera verso l'area di rigore degli inglesi, il tiro da lontano e la parata di Shilton. Medley, indietro a Curry, eccolo spostare verso destra Bobby Moore. Ancora Medley a correre, riceve il passaggio, il traversone verso Shannon, ma Pacchetti lo anticipa ed è calcio d'angolo. Un'altra azione per gli azzurri, con Mazzola verso il centro, il colpo di testa aspettante di Bobby Moore. Ora Benetti, a destra dove c'è Rivera, ma interviene McFarlane, ancora Benetti da lontano, ma la parata è facile per Shilton, per gli inglesi Peters, ma il colpo di testa è di Sabatini che libera. Serie di colpi di testa, poi la rovesciata di Pacchetti, riprendono gli inglesi con Curry, spostato verso le fasce laterali, il cross di Curry verso Clark che però si piega commettendo